Romolo Piscionieri, allora, autore di questo libro Il piacere di coltivare idee. Ci parla tra l'altro di terra, quindi le idee però non si coltivano dentro la terra, ma forse nella terra. Certo, il titolo del libro è Per la terra con la terra, con il cuore rivolto all'altopiano, a questa terra e a questi monti. E stasera facciamo questa presentazione, la seconda presentazione, perché la prima l'abbiamo fatta nel borgo antico di Gerace, la prima nazionale, e vorremmo e pensiamo di portare in giro per i nostri borghi più belli di questa provincia intanto, ma credo anche della Calabria, laddove ci chiameranno, per rappresentare l'importanza di un nuovo percorso da fare in questi luoghi che io sto cercando di coniare una nuova edizione, non più entroterra, bensì luoghi della storia della nostra cultura, rivisitati in qualche modo alla luce di un qualche cosa che dobbiamo creare, dove noi stessi dobbiamo essere protagonisti, legando al giusto filo intellettuale e culturale questo percorso, che è un percorso di vita nuovo e un percorso di civiltà. Questo è, diciamo, il punto di partenza per questa avventura. Quindi un'avventura che nasce proprio per, diciamo, guarda anche al passato, no? Soprattutto. È un'avventura che nasce dal passato e si proietta. E cogliendo le difficoltà di questo tempo dovremmo realizzare e creare spunti nuovi, idee nuove per andare avanti, quindi per guardare al futuro in queste nostre realtà oggi, diciamo, bistrattate, per alcuni versi anche e soprattutto abbandonate, che l'uomo e la donna rimettano l'attenzione su questi posti, perché sono posti belli, sono posti meravigliosi, hanno una bellezza paesaggistica secondo me senza pari nel mondo. Siamo a Bova, io non la conoscevo, così ero passato tante volte, ma mi sono innamorato un po' di questa scena che c'è sotto e di questo borgo, che è un borgo meraviglioso. Quindi in questi luoghi bisogna riportare il pensiero e la concretezza di cose che si possono fare per preservare questi posti in modo tale che non vadano in abbandono totale, e se riusciamo a spenderli anche nel turismo. Se riusciamo nel rammendo del borgo antico, perché nel libro, ci tengo a precisarlo, usiamo il rammendo del borgo antico come un capitolo e il rammendo della terra. In entrambi i casi c'è un significato. Sul rammendo del borgo antico dovremmo portare tutti quanti noi, dai cittadini alle istituzioni, le giuste sensibilità a che questi posti vengano restaurati, cioè non vengano rifatti così a caso. Ci serve un'adeguata architettura per abbellirli e per portarli a splendore laddove, qui sì, il turista che arriva, che non deve essere un turista di massa perché questo deturpa, ma deve essere un turista qualificato che pensa, che ama la bellezza, che ama la cultura, che ama la storia. Devono diventare luoghi di cultura, di storia e soprattutto luoghi della salute, perché in collina così e con questi pensieri di restauro del borgo antico prima e della terra dopo, bisogna fare in modo che ritorni l'uomo sapendo che qui c'è anche un sistema per preservare la salute, e questo è importante. Complimenti, grazie.